Ciao ragazze, ciao a tutte. Allora, oggi primo tutorial della collaborazione con Global Land. Vi ricordate il mio video di pochi giorni fa? Anche settimana scorsa c'era un unboxing di questa azienda Global Land. Trovate comunque il video qua sotto, dove vi facevo vedere dei prodotti che avevo acquistato per fare dei lavoretti. Bene, allora oggi lavoriamo con questo stencil, ma potremmo lavorare anche con l'altro stencil che ho comprato, appunto, che mi hanno appunto fatto provare. Cosa serve per fare questo lavoro? Allora, prima di tutto vi dico che cos'è. Non lasciamo la suspense come fanno certi, ok? Quindi andiamo a decorare un sacchettino regalo. Diciamo che io nel mio negozio tutti gli anni faccio sempre pacchettini regalo diversi. Quindi una volta mettevo i centrini di carta, una volta facevo gli origami, un'altra volta ho fatto delle borsine un po' tutte pitturate con scritte e cose. Quest'anno invece approfitto di questa bellissima collaborazione per fare appunto un qualcosa di personalizzato, quindi solamente del mio negozio, e quindi tutte le mie clienti che acquisteranno qualcosa e che diranno mi fa il pacchettino regalo, io tirerò fuori questa borsina e farò appunto il pacchetto con questa. Anche perché siamo in un momento molto green per tutti, quindi facciamo le cose green. Quindi borsina di carta, e fai da te, così risparmiamo un po' di soldini e facciamo delle cose più carine. Ecco, l'unica cosa è quella, che non è che si spenda poi meno, però. Ok, quindi andiamo a prendere il nostro stencil. Vi faccio vedere anche l'altro che avevo preso, che è quello con l'albero di Natale, diciamo così. Qui ce n'erano veramente molti, quindi ne prendiamo uno. Quindi faremo la versione della pallina di Natale. Però potrete farlo anche benissimo con questo qua, eh. Poi magari vi farò vedere, se ne farò, lo farò anche con questa, vi farò vedere nel video creazioni cosa ho creato anche con l'alberino. Però mi piaceva molto la pallina di Natale e adesso andiamo a riprodurla qui. Cosa serve? Dicevo, serve lo stencil Globeland, trovate tutti i link sotto nell'info box. Serve un coperchietto così, un colore acrilico, un pennello da stencil, uno spazzolino da denti, dopo vi farò vedere usato o anche nuovo per fare questi lavori, chiaramente, e un pezzettino di gomma crepla così, l'acqua a caldo che si sta scaldando e dei nastrini volendo, ok? Io ho scelto questi che fanno sempre un po' Natale e verde perché comunque mi piaceva anche un po' di contrasto, poi vediamo come li utilizzerò. Allora, prima di tutto, qui la borsina è fatta così, spero che appunto mi sia giù. Se non ci sta, gli metto un pezzo di nastro carta. Il nastro carta è indispensabile per tenere fermo lo stencil e non far sì che si attacchi lo scotch alla borsina di carta, tutto lì. Però potete, magari, vedete voi se usarlo oppure no. Io qui ne userò un pezzettino per tenere giù la mia borsina qua sul tavolo. Ok. E poi ne prenderò due pezzettini, potete strapparlo tranquillamente, dei pezzetti per fermare il mio stencil. Intanto ne prendiamo due. Cerchiamo di metterlo, allora possiamo metterlo o in alto o al centro. Io preferisco al centro, perché sopra magari attaccherò il mio bigliettino del negozio. Quindi metto una striscetta di carta qui. Stiamo dritta magari. Sì. Vedete che è riposizionabile, quindi se ci siamo sbagliati possiamo benissimo raddrizzare il tiro. Mettiamo un altro pezzo qua. E anche sopra e sotto. Aspettate che magari con le forbici possiamo anche andare a tagliare. Olè. Andiamo a fermare qui e lo andiamo a fermare qui. Vedete che la borsina, come è fatta, è un po' vigosetta perché
al fondo, le mie erano al fondo, quindi adesso possiamo benissimo fermarla un po' e andiamo a fare il nostro acrilico. Allora io uso questo acrilico, un coperchietto di recupero, andiamo a prendere un po' di colore, non tantissimo, ma poco, così. Il nostro pennello da stencil io lo userò così puro perché questi qua sono degli acrilici che sono già pronti all'uso, non vanno diluiti. Se ne avete uno che è magari molto, scusate che prendo anche un panno carta, se ne avete uno molto duro dovete mettergli un goccino d'acqua. Prendiamo anche un pezzettino di carta da cucina, ci mettiamo qui in una posizione bella comoda, scarichiamo un po' il pennello e andiamo a picchiettare qui sopra alla superficie dello stencil. Questi stencil, dicevo, sono di plastichina bella dura, quindi sicuramente dureranno tanto tempo, perché ci sono anche degli stencil che magari troviamo in giro che non sono così come questi. A me questi sono piaciuti per quello, perché sono già in plastichetta dura, quindi quando li andiamo a lavare, eccetera, saranno sicuramente più resistenti. Molta pazienza, andiamo a fare questa cosa. Allora, non dovete fare così a stregare, ma picchiettare sopra. Lo so, un lavoretto di pazienza, poi magari ci acchiuserà gli spray, si possono dare anche gli spray, però con lo spray diventa un po' più, ma bisognerebbe farlo all'aperto. Mentre invece noi qua con molta pazienza, sono giorni uggiosi, giorni freddi, siamo in casa, giornatina, adesso magari no, però fra un po' possiamo prepararci i nostri sacchettini di Natale personalizzati per metterci dentro i nostri regali, i nostri doni. Mi raccomando, fate i regali di Natale, perché? Perché è un modo per dire ti voglio bene, perché è un modo per dire ho pensato a te. E anche se molti dicono che sì, Natale è una festa consumistica, ok, ma lo dicono perché vogliono risparmiare dei soldi e quindi secondo me dovrebbero un po' magari rivedere i loro ripensamenti, anche perché sì, regalo di Natale magari, però sì, è bello riceverli anche durante l'anno normalmente, però io credo che il regalo di Natale sia una cosa così, se è sentita, è parecchio bello ricevere e anche dare, ok? Quindi vedete che io sto facendo tutto il mio stencil in questa maniera. Se ne ho preso molto, come vi ho detto prima, facciamo prima un passaggio sulla carta. Ok. Prendiamo un altro po' di colore, andiamo qui dove si è già asciugato, vedete, perché io la borsina, mia borsina è rossa e quindi magari prende un po' il rosa. Ok, perfetto. A questo punto andiamo a prendere un goccino d'acqua, e la mettiamo qui nel tappino. Acqua poca, acqua normale, acqua. Poca poca la mettiamo qui dentro, una goccia o due. Ok, è anche troppa, quindi la vado a togliere sulla carta. Non so se vedete da lì bene. Ne togliamo un gocciolino, ok, e era proprio tanta. E con lo spazzolino da denti andiamo a fare così. Andiamo a diluire questo acrilico. Andiamo
prendiamo lo spazzolino da denti, lo lasciamo lì un attimo. Ok, andiamo a togliere il nostro nastro, molta calma, andiamo qui dove c'è lo stencil e lo leviamo. Come vedete, la pallina di Natale si è trasferita lì sopra. Questo qui adesso io lo vado a mettere subito nell'acqua perché i colori acrilici con il calore, insomma, l'aria di casa si possono seccare ed è brutto dopo e non si utilizza più. Quindi lo vado a mettere subito in acqua. Ecco qui, l'ho lavato, vedete, perfettamente pulito. Adesso lo lascio asciugare e lo riutilizzerò per le prossime volte. Nel frattempo ho preparato appunto il mio spazzolino da denti qua. Vado a prendere lo spazzolino imbevuto di colore e faccio questa cosa. Proprio con il dito vado contro le setole dello spazzolino. Vedete che faccio questa specie di pioggia? Ecco, di stelline così. Non tantissime, però un pochino le faccio, così farò anche un po' di sfondo, ok? Bene. Questi qua, anche gli strumenti qua e le mani le vado a lavare. Ecco qua. Allora, questa qui intanto è la prima parte. Adesso andiamo a fare i decori, quindi questo non ci servirà più, lo mettiamo via. Andiamo a prendere il cartamodello che vi metto comunque nell'info box da scaricare sul mio drive, quindi potete benissimo andare a prenderlo, stamparlo in un foglio A4. Magari io ne ho messo uno solo, magari me ne metto anche due se magari ho questo tempo, se no ve lo mettete una volta. Spero di, non, di averlo salvato bene perché ho fatto il disegno con Photoshop. Ok, vado a ritagliarlo così per bene. Fare il mio fiocchetto. Questo è uno stencilino, anche questo rovesciato per fare un cartamodello, diciamo, per fare il fiocco. Io lo faccio così, ma potete mettere anche un fiocco in tessuto, per esempio, o in tulle, o comunque un qualcosa sopra la pallina per renderlo un po' 3D e un po' carino. Allora andiamo a fare la nostra, il nostro fiocchetto, lo vado a ritagliare. Se c'è una cosa che non riesco a fare con queste forbici grandi è proprio ritagliare queste cose, ma le ho lasciate tutte in negozio le forbici da carta perché ho fatto un lavoretto ieri. Ok, questo è il terzo, che è la nostra striscetta. Io lo tengo, ma va bene anche così, va bene anche così, lo tagliamo. Anche questa è la striscetta centrale. Ok, e ok, bene, abbiamo fatto i nostri 3, 1, 2 e 3. È andato. I nostri tre pezzettini di carta, ok? Questi li buttiamo perché comunque non ci serviranno più. E andiamo a trasferire tutto sulla gomma crepla. Prendiamo la gomma crepla, adesso qui c'era l'etichetta, la togliamo. E con uno stuzzicadente vado a prendere la sagoma. Ok, allora prendo le mie sagome e le vado a mettere sulla gomma crepla, così non ci sta perché è un pezzettino piccolo. Le metto così e con uno stuzzichino, stuzzicadente, un pezzettino di anche un ago, va bene, un ago da lana magari, andiamo a fare il contorno, a tracciare il contorno. L'ho rimpicciolito un po', ecco così riesco a fare tutto il contorno. Io lo so che questo lavoro è un po' lunghetto, eccetera, però
Se abbiamo dei pacchettini di Natale personalizzati, anche quello può fare la differenza. Sia i mercatini che magari chi vende anche attraverso internet, oppure anche da regalare ai nostri parenti e amici. Quindi vedete che rimane là, rimane tutta la cosa, come si dice, la sagometta intorno. Prendiamo anche questo. Qual era? Ok, andiamo a fare anche qui il nostro calco. Ok, e poi dopo lo andiamo a ritagliare. Vado giù e abbiamo fatto il secondo, e poi qui facciamo il terzo. Adesso qui io lo metto qui per non sprecare la gomma, però diciamo che c'era a posto e lo metto qua in mezzo. Ok, qui e qui. E adesso con le forbici, sempre quelle della carta di prima, non usate forbici per stoffa, perché non serve, le rovinate solamente. Quindi facciamo il nostro fiocchetto da attaccare al nostro pacchetto. Piano piano, eh. Adesso vado un po' in velocità perché nei video si sa che bisogna avere anche quella, però se voi lo fate bene bene, ok, sarà anche più. Questo è uno, vedete? Questo qua è il secondo, il mio centrale, diciamo. Ok, e questo qui è il resto del fiocchetto, le codine, diciamo, ecco, le chiamiamo così, le codine del fiocco. Ok, qui andiamo a ritagliare così e così. 1, 2 e 3. Adesso andiamo a prendere l'acqua a caldo, che dovrebbe essersi nel frattempo riscaldata. Eccola qua, l'acqua a caldo. Andiamo a fare così. Allora, mettiamo un po' di colla qui al centro, così, non troppa perché sennò sborda e fa magari difetto. La mettiamo qui e ripieghiamo il fiocchettino su se stesso verso l'interno, così teniamo fermo un attimo perché si deve sempre comunque solidificare, insomma, si deve seccare. Poi prendiamo un altro po' di colla, la mettiamo qui al centro e anche un po' così. E lo andiamo a mettere sopra. Ok, poi prendiamo il nostro, guardate che ce n'è un pezzettino da tagliare, visto che è grande. Ok, il nostro pezzettino centrale, mettiamo un po' di colla qui al centro e lo mettiamo sopra. Prima mettiamo quello al centro, poi attaccato anche qui, va bene lo stesso. Poi mettiamo la nostra parte così, questa poco poco anche qua, proprio poca poca poca. Se lo volete fare grande per arrivare dall'altra parte va bene, però io invece lo faccio arrivare fin qui. Tengo sempre stretto, sempre per fare solidificare la colla. Qui anche. E vado a chiudere così. Tengo
Tengo stretto un attimo, le dita incollate si sa che le abbiamo, ma quelle ormai non abbiamo più i polpastrelli, quindi l'impronta digitale nel telefono è meglio di no. Ok, teniamo stretto un altro pochino, si deve solidificare, vedete quando è bella fredda non si staccherà più. Ok, allora adesso abbiamo fatto così. Qui andiamo a la gomma crepla, poi se la scaldate qui potete farlo anche più tondo. Adesso io non lo faccio, però se la scaldate un pochino potete anche farlo più tondeggiante. Poi andiamo a prendere il nostro tulle, perché avevo detto che usavo anche questo, quindi andrò a usare anche questo. Scusate che mi metto in un'altra posizione perché ho paura che poi di uscire dall'inquadratura. Questo qui è un tulle largo 4-5 centimetri, 4 centimetri circa. Lo metto sulle mani così, faccio prima un giro, poi un altro giro, faccio così. Lo tiro fuori dalle mani più o meno, ok. Poi con un pezzettino di filo, ago e filo io uso, però voi magari usate anche uno spaghettino o qualcosa. Io faccio così, lo passo in mezzo, tiro fuori qua e vado a fare un nodo. Tanto questo andrà coperto dall'altro fiocco, quindi non è che mi interessa più di tanto, però lo devo legare al centro. Ok, uno e ne faccio un altro. Questo lo posso togliere, l'aghino. Ok, andiamo a fare un altro nodino e andiamo a tagliare via. Questo non ci serve più. Andiamo a tagliare via il filo in eccesso. Ok, a questo punto spostiamo tutto, riprendiamo la nostra borsina con la nostra pallina bellissima. È bellissima perché poi c'è scritto Merry Christmas, è già più un po' più carina. Qui andiamo a aprire il nostro fiocchetto, lo apriamo proprio bene bene tutte e due le cose, le due, come si dice, i due pezzi. Qui mettiamo un po' di colla qua sopra e andiamo a mettere prima questo, ok, e poi andiamo a mettere il nostro fiocco di gomma crepla che abbiamo fatto prima. Io ho usato questo bronzo perché mi piacciono un po' i contrasti, però su queste cose, però voi usatelo proprio del colore che vi pare, quello che vi piace di più. Ne ho messo un po' per lungo così perché voglio che lui sia giù così. Il tulle verrà fuori appena. Tengo un po' premuto. Prendo un altro fiocchino così. Faccio il mio nastrino. Appena piccolino questa volta, piccolo piccolo piccolo. Poi se avete degli altri nastri con delle scritte o delle cose potete metterlo benissimo. Le cose di Natale sono sempre molto belle secondo me. Io se fosse per me sarei sempre a fare robe natalizie, mi piacciono tantissimo. Ok, ho fatto il mio nastrino, qui vado a pareggiarlo qua e qua. Lo vado ad aprire un po', mani incollate si sa, lo apro, ecco qui, andiamo a aprirlo bene bene, così. Io non è che mi è venuto granché, ne faccio 1000, va bene, ok.
Posso metterglielo sotto, posso metterglielo qui, posso metterglielo sortino qui, anche qui non è male. Lo vado a mettere qui, mi piace molto. Quindi lo vado a mettere un po' sortino lì sopra. Appena una goccetta di colla, non tantissima. Come vedete io la colla la accendo e poi la stacco. Inutile tenerla sempre attaccata, dobbiamo risparmiare anche un po' di energia. Ok, lo metto un po' sortino, non tanto, però un pochino, eh. Ed ecco qua la mia fantastica borsina per i regali di Natale del mio negozio. Quindi da adesso mi metterò a farne tante e farò tanti fiocchetti e le andrò a costruire tutte. Poi, chiaramente, da solo fatta bianca qua, se volete fare anche qualche contorno, potete usare anche dei pennarellini magari. Dorati, argentati, ne esistono in commercio tantissimi, per appunto andare a evidenziare la scritta. Ma io, visto che lo volevo arricchire con questi fiocchetti, l'ho lasciato così bianco perché mi piace molto. Poi i pallini potete farli anche con un colore oro, lo potete fare con un colore argento. Qui la fantasia è la vostra, però visto che a me piace usare pochi colori e magari sì, abbastanza così semplici le cose, l'ho fatto così. La stessa cosa, come vi ho detto prima, potete farla con l'alberino di Natale, niente ve lo vieta, gli mettete l'alberino di Natale, ok? Fate la stessa cosa, identica, e poi magari il fiocco anziché sopra lo possiamo mettere sotto all'albero. Comunque vedrete nel video creazioni o nelle foto sul gruppo o su Facebook tutte le mie creazioni che farò con questi stencil. Cambiando soggetto, perché ci sono i soggetti di tutti i tipi, potete fare anche i pacchettini per Pasqua, per altre cose, quindi con una farfalla magari o con altri soggetti, fiori, eccetera, potete fare benissimo anche quello, ok? Quindi fare anche altri pacchettini non necessariamente natalizi, ok? Quindi andate a vedere il sito Globle Land, trovate tutti i link qua sotto nell'info box e c'è anche uno sconto per voi, quindi andatevelo a scoprire nell'info box. Come si fa andare nell'info box? Perché molti non lo sanno, cliccate sul titolo del video dove c'è scritto, magari c'è qualche scrittina che si vede all'inizio e poi c'è scritto altro. Schiacciando altro si aprirà la pagina dell'info box con tutte le informazioni utili. Io direi che ho finito per oggi, è stato molto carino fare questa pallina di Natale insieme a voi sopra al mio bel sacchettino. Come vi ho detto, potete metterla anche di lato da una parte, qui la vostra fantasia che farà il tutto, ma questi stencil io li approvo tantissimo perché sono veramente belli. Sono veramente resistenti, di una bella plastica resistente, e il prezzo è veramente, questo è il codice, è veramente strepitoso, buonissimo. E io vi rimando al prossimo tutorial. E che dirvi? Approfittate di questo sconto che Globeland vi fa appunto per aver visto questo video. Come vedete, avevo preso anche questi, che sono degli adesivini, che poi magari quando chiuderò il pacchettino, adesso prendiamo questo qui che l'abbiamo già usato, quando chiuderò il pacchettino lo chiuderò anche con l'adesivo qua sopra. Ok? Quindi, questo è il quanto. Io vi saluto, vi rimando alle prossime e alla prossima settimana per il secondo tutorial di appunto con i prodotti Globle Land. Ciao, ciao a tutte!